In fondo, quello è stato sempre il suo lungomare. Lì è nata ed è cresciuta come donna. Lì ha mosso i primi passi da atleta, ha iniziato a marciare, imparando la tecnica ma anche il valore dell'impegno, del sudore, del sacrificio. Da lì è partita per raggiungere la vetta del mondo. Ecco perché non poteva essere un'altra strada se non quel pezzo di lungomare a portare il nome di Anna Rita Sidoti. L'amministrazione comunale di Gioia Samarea e la comunità tutta le hanno dedicato il lungomare di San Giorgio, quel lungomare dove tutti ancora oggi immaginano di incontrarla e sentire il suono della sua marcia sull'asfalto. Una storia familiare anche che è iniziata in questa piazza, come ho detto, quando ci siamo conosciuti quasi 30 anni fa, e soprattutto il punto da dove iniziavano gli allenamenti di Anna Rita. Credo che l'amministrazione non poteva scegliere una location migliore, una strada più idonea per ricordare il nome di Anna Rita. Formalmente diventa lungomare Anna Rita Sidoti, ma nel nostro cuore è sempre stato così, dal primo momento. Come ho già anticipato, già dall'anno scorso, quando purtroppo ci ha lasciati, tutta la popolazione, direi tutti, abbiamo pensato solo a questo, perché è qua dove ha costruito i suoi successi, quindi non poteva essere diversamente, è un giusto tributo alla sua grandezza. Toccante la cerimonia di intitolazione sabato pomeriggio alla presenza dei familiari, delle autorità e dei rappresentanti politici del territorio. Commozione palpabile in piazza Tonnara, dove la comunità ha partecipato con grande trasporto alla celebrazione di Anna Rita. Emozioni fortissime hanno accompagnato i tanti ricordi di una straordinaria campionessa dello sport e della vita. Questo è un momento in cui la gioventù, secondo me, è troppo disimpegnata, vogliono fare troppe cose e poi alla fine non coltivano veramente un sogno, un'ambizione, per cui le cose le fanno passare e poi perdono interesse, diciamo. Anna è un segnale invece di le cose che faceva, le faceva alla grande. Oro per Anna Rita Sidoti, una gara strepitosa per l'atleta italiana, dal primo metro protagonista, ha fatto la gara dura, è stata lei a imporre.